Siamo qui oggi in questa meravigliosa location per fare delle riprese e ne approfittiamo per presentare parte del team operativo di Forever Bamboo. Iniziamo dal mio socio principale, dalla persona che dal 2014 con me ha creato questo meraviglioso sogno, il vicepresidente Mauro Laio. Ciao anche da parte mia. Io, come ha detto Emanuele, mi occupo degli aspetti produttivi, quindi assieme al mio numeroso team seleziono i terreni, seleziono ovviamente la tipologia di lavorazioni agronomiche che dobbiamo fare, poi mi occupo con una squadra importante di terzisti della piantumazione delle piante e poi di tutta quella che è l'attività di gestione della foresta, prima per farla diventare adulta e poi, quando sarà il momento, per la raccolta di germogli e di canne. Visto che gli amici ci conoscono oggi per la prima volta, se sono arrivati sul sito, diciamo che Mauro proprio in queste settimane ha acquistato un appezzamento di terreno unico di 103 ettari, tra l'altro in un posto meraviglioso. Esatto, siamo a Castiglione della Pescaia, provincia di Grosseto, e il terreno è proprio alle porte di Castiglione. 103 ettari, immaginate un quadrato di un chilometro di lato. Tra l'altro veramente, veramente bello, e il terreno è esattamente quello che stavamo cercando da diverso tempo. 103 ettari a Castiglione della Pescaia, siamo nel 2021, quest'anno inizierai a lavorarlo e lo terminerai Certo. Quando? L'idea è di riuscire a piantumarlo tutto entro la metà di giugno di quest'anno. Benissimo, e entro la fine dell'anno prossimo avrai terminato tutti e 103 ettari. Esatto, quest'anno piantumeremo i primi 40 ettari e l'anno prossimo i 60 che mancano. La foresta in cui siamo oggi è una foresta di circa 4 ettari, è splendida, fa una scena incredibile, ma 4 ettari sono 40.000 metri quadrati. Esatto. L'ultima che stiamo realizzando è un milione di metri quadrati, quindi Esatto. Immaginatevi che cosa accadrà quando, dopo 8 anni, perché 8 anni impieghiamo a far diventare le piante grandi come quelle che vedete dietro di noi, dopo 8 anni 1 milione di metri quadrati diventeranno una foresta di 15-20 metri di altezza. Ma presentiamo anche altre persone del team. Alla mia sinistra abbiamo il dottor Bollati, Pier Giorgio, e la dottoressa Perazzi. Loro due insieme fanno un lavoro molto complesso e molto utile a Forever Bamboo, visto la dimensione della nostra comunicazione. Loro sono il team direzionale che dirige la comunicazione di Forever Bamboo. Quindi vi presento prima il dottor Pier Giorgio. Sì, buongiorno a tutti, benvenuti sul nostro sito. Io mi occupo con Chiara di tutta la parte di advertising e di comunicazione che vedete molto molto abbondante su tantissime testate. E invece Chiara si occupa di tutta la parte di strategie e adesso si presenterà lei con il suo splendido lavoro. Benvenuti a tutti, e quello che noi dobbiamo fare è parlare a sempre più persone. Per questo motivo noi vogliamo muoverci su vari livelli. Parliamo a soggetti istituzionali, parliamo sui canali social, parliamo a piccoli investitori, parliamo a grandi investitori, parliamo a tutti coloro che sono interessati ai temi della sostenibilità ambientale e ai temi della redditività e degli investimenti etici. E per questo abbiamo un team molto ampio e dinamico che si occupa appunto di intercettare tutti questi target e di parlare a loro nel modo più giusto, più diretto e più chiaro. In quanti siete in questo momento a lavorare? In questo momento tra esterni e interni siamo una quindicina, ma Sì. Puntiamo a crescere. Dobbiamo puntare a crescere perché abbiamo sempre più cose da fare e quindi Esatto. Ci sono sempre più cose da comunicare nel modo giusto. Anche perché le cose da dire sono molte. Forever Bamboo con queste foreste fa diverse cose. Partiamo dalla prima. Noi piantumiamo le foreste per fare del bene al pianeta, per produrre ossigeno e sequestrare CO2. Già posizionarci come l'azienda numero uno in Italia che aiuterà le aziende industriali ad abbattere le emissioni di CO2 con le nostre foreste è un lavoro importante. È un lavoro per il reparto di Mauro nel creare queste foreste, è un lavoro per il reparto di Pier Giorgio e della dottoressa Perazzi nel comunicare ciò che facciamo. Ma è solo la prima parte del nostro processo. Con le nostre foreste, oltre a sequestrare la CO2, arriveremo anche a produrre i prodotti che queste foreste ci danno e ci Sì. Donano, che sono i germogli nel segmento alimentare e il legno nel segmento industriale. Ma l'elemento che più ci appassiona, il segmento in cui più stiamo investendo in questo periodo, è la creazione di plastiche naturali fatte con le nostre foreste di bambù. E proprio a questa comunicazione che stanno lavorando in questo periodo il team
di Pier Giorgio e della dottoressa Perazzi per comunicare al mondo come Forever Bamboo si stia posizionando come l'azienda che in Italia e in Europa creerà plastiche e bioplastiche per i segmenti industriali. Ma non è tutto. Il nostro gruppo cresce di mese in mese con una quantità importante di nuovi soci. Ebbene, chi è che cura i nuovi soci? La segreteria e il team di contatto, formato da diverse persone che qui sono rappresentate dalla nostra Natasha. Di lavoro ne avete tanto in questo periodo. Sì, certo, certo. Piacere a tutti, io sono Natasha Resta, insieme alla signora Marina, appunto, siamo il vostro primo contatto, quindi chiamate e noi cercheremo di rispondere a tutte le vostre esigenze e domande. Ma le esigenze sono tante. Tantissime, e sì. Quando i nostri amici diventano soci ed entrano nel gruppo di lavoro, chi hanno come responsabile che risponde alle vostre domande dalla mattina alla sera, 7 giorni su 7? Il dottor Bollati, che con il suo team vi supporta e risponde a ogni vostro quesito, anche quelli tecnici. Dovete sapere che nei nostri team di lavoro c'è tutto lo staff operativo diretto dal grande Pier Giorgio, con una serie di professionisti, in modo tale da potervi rispondere su ogni argomento. Chi entra in Forever Bamboo ha le proprie esigenze, c'è chi ci chiede della CO2, c'è chi ci chiede del recupero fiscale, esatto. C'è chi ci chiede come si gestiscono le azioni. Le domande di un gruppo così importante come il nostro sono tantissime, sono gestite in maniera egregia da Pier Giorgio. In questo senso vuoi provare ad aggiungere qualcosa? Sì, non solo da me, ma da tutti quelli che collaborano con me, perché avete veramente tante domande, siete veramente tanti, sono circa 100 i soci che ogni mese si aggiungono. E già solo oggi siamo qua a parlare del nuovo comparto, già solo i soci del nuovo comparto sono più di 550. 550 solo nel nuovo Quindi comparto. Immaginate quante domande tutti i giorni arrivano sulle chat e quanti argomenti dobbiamo dipanare, e lo facciamo volentieri, lo facciamo anche direi H24, perché ci siamo trovati a rispondere sabati, domeniche, sere, mattine presto. L'anno scorso anche a Natale e a Capodanno, esatto, visto sì. Che eravamo in aumento di capitale, ci hanno fatto lavorare anche sotto le Sempre. Feste. Insomma, questo era un modo un po' simpatico per presentarvi Forever Bamboo e per dirvi che il gruppo è grande, sta crescendo tantissimo. Proprio in questo momento stiamo chiudendo un aumento di capitale, pensate, che ha superato gli 11 milioni di euro raccolti. I nuovi soci arrivano un po' ormai da tutta Europa, ma anche certo. Da diverse parti del mondo. Sì. Quello che vogliamo fare sono foreste come quelle dove oggi siamo immersi e farvi provare a vivere questa natura e, come dire, provare a farvi immaginare insieme a noi come insieme a Forever Bamboo potremmo lasciare un segno indelebile del nostro passaggio, potremmo veramente aiutare questo pianeta che secondo il nostro punto di vista ha bisogno di essere aiutato, c'è necessità di aziende come Forever Bamboo. Quindi questo video per dirvi che facciamo delle cose grandiose tutti insieme, ma abbiamo bisogno anche del tuo aiuto. Per cui se ti fa piacere, se quello che hai visto, se questa energia ti coinvolge, entra in questo gruppo, unisciti a questo progetto e fai parte di Forever Bamboo, l'impresa che mancava.